È l'inno di Mameli che questo pomeriggio ha accolto gli atleti che da domani al 9 ottobre si contenderanno gli allori del campionato mondiale di vela classe paralimpica Hansa nel Golfo di Palermo. Tanti ragazzi che sono qui per stare insieme, per godersi lo spettacolo del Golfo di Palermo e soprattutto per gattare al meglio. Sfilano nella cerimonia inaugurale i 185 partecipanti, uomini e donne in rappresentanza di 25 paesi, dall'Australia alla Namibia, dall'Oman al Giappone e poi ancora Stati Uniti, Turchia, Filippine, Spagna e ovviamente l'Italia padrona di casa, con il nostro campione Marco Gualandris che non nasconde le proprie ambizioni. Io spero di riuscire a battagliare tra i primi, anche se non ho ancora incontrato nella mia carriera sportiva il campione del mondo di questa classe, però confido di giocare le mie carte e avvicinarmi al podio. Nei giorni scorsi gli scafi e gli equipaggi hanno assaggiato le acque e i venti del mare siciliano in attesa di dare il via alle regate e a quelle che si annunciano, nelle speranze degli organizzatori, giornate davvero speciali. Più che una speranza, una certezza di avere nei prossimi giorni una grande festa dello sport, una grande festa della gioventù, una grande festa del mare e soprattutto una conferma che le barriere vanno abbattute.